giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Si è tenuto ieri sera il primo consiglio comunale a San Giovanni Lupatoto dopo le elezioni del 3 e 4 ottobre scorsi, che hanno confermato alla guida, già al primo turno, Attilio Gastaldello. All'ordine del giorno il giuramento e il discorso inaugurale del sindaco. Partecipo a questo consiglio con una soddisfazione grandissima e che supera la soddisfazione che ho sperimentato nel 2016, quando sono diventato sindaco per la prima volta. I Lupatutini hanno voluto premiare un impegno che c'è stato nei precedenti 5 anni. L'invito alla minoranza è di lavorare insieme perché ci attendono sfide importantissime, ha detto Gastaldello. Ricordava Draghi che le inefficienze della pubblica amministrazione saranno pagate dai cittadini, ma da quelli che soffrono di più. Anna Falavigna, principale esponente della minoranza, ha garantito un'opposizione collaborativa ma intransigente. Nominati ufficialmente gli assessori Mattia Stoppato, anche vice sindaco, Deborah Lerin, Maurizio Simonato, Maria Luigia Meroni e Stefano Filippi. Torna come presidente del consiglio comunale Michele Grossule, mentre il vice è Ciro Talotti.